Bentornati su Chef in Cucina, la settimana dedicata ai calamari. E allora, visto che celebriamo la stagione, gli asparagi li abbiamo utilizzati, i carciofi li abbiamo utilizzati, chef, qual è l'altro elemento tipico di questa stagione che non ancora avevamo abbinato ai calamari? Ci abbiniamo infatti le fave. Benissimo, chef. E facciamo un'insalatina di calamari, tiepida, appunto con le fave. Benissimo. Okay. Di quali ingredienti abbiamo bisogno? Ingredienti abbiamo bisogno, dunque, di calamari. Questi sono quelli un po' più piccolini, i calamari, che fa qualche giorno fa quelli più grandi. Questi sono un po' più piccolini, questi calamari, che andranno appena appena scottati in acqua bollente. Poi abbiamo preso le fave con un po' di cipolla, abbiamo fatto un soffritto di cipolla e ci abbiamo messo le fave, le peliamo prima oppure le passiamo al setaccio, come rimane più comodo a voi, e facciamo questa cremina. Una volta bollite e cotte le fave, le frulliamo semplicemente, esattamente. Se non abbiamo tolto la pellicina delle fave, una volta bollite, frullate e passate al setaccio, che togliamo... conviene toglierla prima. Noi le togliamo prima, sì, è questione poi di... Altrimenti sporchiamo un'altra cosa che inutilmente, no? Di praticità. Anche questo rientra in un discorso di spreco, certo, secondo certo, me. Certo, certo. E poi nient'altro, un po' di pecorino, abbiamo una mollica di pane fritto, diamo una piccola nota croccante e tutto qua. Abbiamo tutto? Abbiamo tutto, sì. Mettiamo a bollire dell'acqua, un pizzico di sale. Sì. In questa maniera. Ci buttiamo un rametto di foglie di menta, che diamo una nota un po' fresca. Questa è la mentuccia del tuo giardino, che viene curato in maniera minuziosa e davvero con grande amore e passione dal tuo papà Mario, sì, che salutiamo. Che sì, praticamente, se fate una passeggiata lungo la costa dei Trabocchi, quando arrivate davanti al ristorante di Marco, Caldora Punta Valle Bo, vedete queste rose meravigliose, e il merito è davvero del pollice verde del signor Mario, che saluto, che è veramente incredibile, un uomo d'altri tempi. Conserva questo giardino ogni anno, aggiunge qualche elemento ed è sempre stupendo, e anche le erbette aromatiche che poi Marco utilizza nei suoi piatti sono frutto del suo lavoro. Grazie, certo, Mario. Certo, papà da quando è in pensione ha sempre avuto la passione per i fiori, per gli orti, per i giardini. È una grandissima risorsa. Quindi si dedica in maniera assidua, appunto, a curare. Ci tiene tantissimo, se lo incontrate, no? Qui lui vi spiega, vi fa vedere, sì. Quindi davvero un giardino meraviglioso. È vero, bravo a papà. E quando ci vuole, ci vuole. Sì, sì. Ecco qua. Ora prendiamo i calamari, non li tagliamo totalmente, li apriamo semplicemente così, a farfalla, proprio in questa maniera, senza staccarli, giusto? Quindi a farfalla. Li apriamo in questa maniera, proprio. Si sente un profumo di menta, chef. Vedi? Questo come quando qualche giorno fa abbiamo fatto parlavamo di carciofi, sì, no? Esatto. È la stessa cosa. Questa lasciando, è una tisana praticamente. Esattamente, questo è un infuso, una tisana, quindi si può utilizzare per qualsiasi preparazione. Ma io poi adoro la menta, chef. Ecco qua. Buttiamo. Nel frattempo, quando cucinate, se vi mettete qui, fate anche una specie di aerosol. Aerosol, no? Sì. Che meraviglia, chef. Ecco qua. E qui i nutrizionisti ti fanno un applauso, ma di quelli proprio. Immagino. Di quelli importanti, perché stiamo facendo una cottura davvero super, super sana. Ecco qua. Buttiamo in acqua, li giriamo in maniera tale che deve prendere la cottura in tutte le maniere, sì, ma appunto un paio di minuti, mi raccomando. Quindi poco, poi lo vediamo. Certo, un paio di minuti, non di più. Quindi 2 minuti, sì, non sì, di più. Non di più. Deve essere appunto una cottura. Anche perché questi sono freschi, quindi sono talmente morbidi che davvero la cottura, guarda, è minima. Perfetto, scoliamo. E nel frattempo avranno anche preso un po' quella balsamicità. Esattamente, sì, della, sì, menta. Della menta, come no? La nota di freschezza. Esatto. Ma poi secondo me la mentuccia con il pesce, cioè, a me piace moltissimo con il tonno. Assolutamente. Utilizziamo le erbe aromatiche in cucina, perché sì, sono importantissime, a volte ce ne dimentichiamo. È vero, dosate al punto giusto, senza esagerare, perché però... Non possiamo. Guardate che belli questi calamari con questa cottura veloce veloce, quindi un po' d'olio, un po' di prezzemolo. Il sale già l'abbiamo messo prima, quindi non in lo acqua, mettiamo, giusto? Certo, non lo mettiamo più. Voilà.
e abbiamo i nostri calamari appena appena scottati. Questo è un piatto super sano, è perfetto per chi si sta preparando alla famigerata e tanto temuta prova costume, perché è un piatto davvero molto molto leggero, poco calorico, che comunque utilizza prodotti di stagione e che come sempre si fa davvero in pochissimo pochissimo tempo. Potremmo anche fare una cottura al vapore, ma non l'abbiamo fatto appunto perché abbiamo messo la mentuccia nell'acqua per dare il profumo di menta. Ma poi dico anche un'altra cosa, la cottura al vapore, chef, l'abbiamo fatta tante altre volte, abbiamo fatto vedere come si fa e mi è piaciuta molto questa nuova tecnica perché ci hai mostrato un altro modo per poter valorizzare i calamari, visto che la settimana è dedicata tutta a loro. Quindi possiamo procedere ad impiattare, sì. Andiamo con la crema di fave crema sul di fondo fave del che piatto. Mettiamo sul fondo del piatto, in questa maniera, ci prendiamo i calamari, voilà. Un piatto per chi è a dieta, noi pensiamo anche a chi fa queste scelte, perché ci sta anche uno magari in un determinato periodo, ma certo, dice mi voglio mettere a dieta. Allora mettersi a dieta non significa mangiare male, significa mangiare ancora meglio e questo piatto è perfetto, eccolo, veramente perfetto. Facciamo il piatto in questa maniera, concludiamo con un filo d'olio a crudo, appena appena una spruzzata di pepe. E siccome noi facciamo sempre due cose in una, abbiamo pensato a un piatto anche per chi non è a dieta. Giusto. Giusto. Quindi per chi non è a dieta che si fa? Aggiungiamo un po' di, perché fave e pecorino, il periodo è quello, chi è che non ha mai mangiato? Che lo diciamo a fare? Una fava con fave e pecorino. Ecco. Quanta qua. Bellezza, chef. E ci fermiamo anche oggi così, giustamente dando sempre una piccola nota di croccantezza sotto i denti che non dispiace mai, con una mollica di pane fritto. Fantastico, davvero abbiamo tantissimi elementi, sì, in questo piatto, ma elementi che si fondono poi armoniosamente e ci regalano l'equilibrio, che è la cosa più bella in un piatto e forse, sì, anche la cosa più importante. Quando si associano i sapori, quando i sapori si sposano, quando dico sempre, e sarò ripetitivo ancora, la stagione, seguiamo le stagioni e non può che essere un successo. Sempre, 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 seguiamo le stagioni perché poi io dico sempre, madre natura sa tutto, sa ciò di cui abbiamo bisogno e ce lo propone, poi sta a noi prendere questo e valorizzarlo nel miglior modo possibile, ma per questo noi non abbiamo problemi, ci sono i nostri chef, ma che volere di siamo più? Siamo qui per voi quotidianamente, quindi vi lasciamo come sempre all'elenco degli ingredienti per poter rifare questa ricetta anche a casa vostra e vi ricordo che potete rivedere tutte le nostre puntate dalle quali potete attingere preziosi consigli e ricette quotidiane e non ricette anche un po' più complesse, ricette di pasticceria e seguire tutti i passaggi. C'è la nostra playlist su YouTube, cercateci Chef in Cucina Rete 8, siamo anche sui social, su Facebook, su Instagram. Certo. Ho dimenticato qualcosa? Assolutamente niente. No, forse... Che cosa hai dimenticato? Ho dimenticato di dire che anche domani faremo un piatto con i calamari. Anche domani faremo un piatto con i calamari. Un primo piatto però. Un primo piatto però, certo, perché no? Perché no? Ancora più facile. A domani. A domani.